Per discutere del mio nuovo libro essenzialmente, ma vi prometto che non farò semplicemente una lezione di filosofia, ma proverò a fare quella che chiamo la filosofia vivente, cioè una filosofia che non si svolge solo all'interno delle aule per poi compiersi lì dentro, ma una filosofia vivente che si fonde con la realtà. E quindi ho proposto a Nicola di partire dal tema anche del mio libro Odio la resilienza, che è un libro che analizza filosoficamente una categoria importante e per certi versi ingombrante del nostro presente e che ci permette di andare a, come dire, a cogliere, a interpretare tutta una serie di aspetti del nostro concitato presente che hanno a che vedere con questa categoria della resilienza. Quindi proviamo a ragionare intorno a noi su quello che sta accadendo a partire da questa categoria. La resilienza, come sapete, è una parola che è divenuta pressoché ubiquitaria, ricorre in tutti gli ambiti, in tutte le sfere possibili, dall'economia alla società. Addirittura ha fatto la sua comparsa recentemente in un programma politico, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Magari non tutti si sono realmente domandati che cosa sia la resilienza, che cosa dica questa parola. Per alcuni, coincide senza differenza con il concetto di resistenza, ma in realtà non è così, come ho cercato di mostrare anche nel libro. La resilienza è un concetto molto, molto specifico, che ha una sua genesi molto specifica e che oggi tende a diventare davvero un concetto passepartout, come si dice, che tende a invadere ogni ambito della realtà. È un concetto divenuto ubiquitario, a tal punto che sotto certi profili potremmo parlare del resiliente come nuovo profilo del tardo capitalismo e della realtà in cui ci troviamo. Che cos'è l'uomo resiliente? Colui il quale di fatto si è convinto che la storia sia finita, che non ci sia più nulla da fare, nulla di grande in cui sperare, in cui credere, e si accontenta della realtà così com'è, sopportando. Ecco, sopportazione è la categoria chiave, direi, per comprendere il concetto di resilienza, perché questo fa l'uomo resiliente, sopporta essenzialmente, sopporta. Ed è curioso a questo riguardo ricordare come il concetto di resilienza origini nell'ambito metallurgico, sono i metalli a essere propriamente resilienti. La resilienza è, in senso tecnico, la proprietà dei materiali di resistere, agli urti senza spezzarsi. Per estensione viene applicata anche a quel particolare materiale che è l'uomo, che di fatto subisce urti senza spezzarsi. Quindi l'esortazione ormai ubiquitaria a farsi resilienti di fatto dice questo: sopportate in silenzio senza mai spezzarvi. Se volessimo essere ancora più precisi, e il discorso in questo caso si farebbe più tecnico, la resilienza è quella proprietà che riguarda il rapporto tra il lavoro necessario per rompere una barretta di un materiale e la sezione della barretta stessa. Così la definizione tecnica. Sul vocabolario della lingua italiana, diretto da Aldo Duro, troviamo questa definizione: nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica determinata con apposita prova d'urto, prova di resilienza, valore di resilienza, il cui inverso è l'indice di fragilità. Sul vocabolario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Giancarlo Oli, siamo nel 1971, si diceva che la resilienza è la resistenza a rottura dinamica determinabile con una prova d'urto. Vedete che in queste definizioni del vecchio secolo, del Novecento, viene riferita la resilienza solo all'ambito dei metalli, questo non deve sfuggire, o dei materiali comunque. Un concetto quindi che ha a che fare con la fisica, con l'ingegneria, che risale all'Ottocento, quando si è utilizzato in relazione alla capacità di un materiale di resistere, quindi di essere opposto rispetto alla fragilità. Ecco, questo è interessante perché dice due cose essenzialmente di un materiale. Un materiale è resiliente, cioè non si spezza quando è sottoposto agli urti, perché elasticamente
assorbe l'urto, mi piego ma non mi spezzo, come anche si dice, e poi torna ad assumere dopo l'impatto la forma iniziale. E quindi potremmo dire che già anche a questo livello puramente legato alla fisica dei materiali, la resilienza dice un rapporto fra soggetto e oggetto tale per cui il soggetto che patisce, anziché insorgere, protestare o far valere forme di ribellione, subisce in silenzio e riacquista una sua stabilità originaria, no? E questo è un primo aspetto da non trascurare. Ci sarebbe molto da dire anche sul fatto che un concetto originariamente maturato nell'ambito della sfera dei materiali sia passato a designare per estensione la sfera dell'umano. Quindi bisognerebbe mobilitare la categoria di reificazione a questo riguardo, cioè la categoria che permette di capire il mondo delle merci, una delle categorie che permettono di capire il mondo delle merci. Che è un mondo, come sapete, in cui tutto tende a essere ricondotto alla sfera delle merci e l'umano stesso precipita in quella determinazione, no? Il regno dei mercanti, che è anche un regno della quantità, pensate, della quantità anche digitalizzata, no? Big data, le cifre, le statistiche, la quantità come cifra dominante che tende anche a inglobare la sfera dell'umano. Il concetto di resilienza ha una sua derivazione, lo si riscontra nella lingua italiana la prima volta nel XVIII secolo, quando compare con il significato generico che allude alla capacità dei corpi di rimbalzare. Deriva dal verbo latino resilire, che è composto dal prefisso re e dal verbo salire, che significa anzitutto saltare, per estensione rimbalzare. E quindi questo è quello che dice il rimbalzare del corpo, anche se poi c'è un'altra possibile etimologia latina che fa derivare questo concetto non dal verbo resilire, rimbalzare, saltare, ma dal verbo latino insilio, che vuol dire propriamente risalire. Secondo questa diversa possibilità ermeneutica, il concetto avrebbe una valenza prettamente marinaresca, soprattutto attestata nel Medioevo. Sarebbe l'azione di chi senza arrendersi risale su una nave quando essa si rovescia per via delle tempeste. Quindi, soprattutto l'arte del marinaio che anziché far naufragio e arrendersi, risale ogni volta in barca e prova a seguire la propria rotta. A questo proposito, nel mio studio sulla resilienza, ho provato a mostrare come questo concetto ha una lunga storia ed è in Italia solo sul finire del Novecento che comincia a diventare un concetto ubiquitario nel senso prima chiarito, un vero e proprio passepartout concettuale. Nel mio libro sulla resilienza ho detto che la prima volta, o comunque una delle primissime volte in cui compare nell'ambito giornalistico, ad esempio, il concetto di resilienza, è il 19 febbraio del 1986, quindi siamo ancora negli anni 80, c'è ancora il muro di Berlino e si sta parlando in questo articolo di Repubblica di Sam Shepard, un commediografo statunitense. Si dice che i personaggi delle sue opere sono propensi a subire gli urti e le angherie senza spezzarsi. E dice l'articolo di Repubblica: magari si piegano un po' alle necessità della vita, ma non si spezzano. In una parola, presa questa volta in prestito dall'inglese, sono resilient. Ed è poi negli anni 2000 che il lessico comincia a diventare più utilizzato. Ad esempio, resiliente, siamo ancora nel 90 qua, nel 24 agosto 1990 resiliente è definito il mercato giapponese, pensate. Poi resilienti sono le scarpe da corsa, 23 novembre 2000. Resiliente è lo spirito di chi sopravvive all'uragano Katrina, Repubblica, 27 settembre 2005. E poi il termine
si sdogana fino a diventare un concetto ubiquitario. Ancora Barack Obama, 11 settembre 2011, quindi 10 anni dopo le Torri Gemelle, in un suo famoso discorso intitolato "These Past 10 Years Tell Us a Story of Our Resilience", quindi questi 10 anni trascorsi ci raccontano la storia della nostra resistenza, dice esattamente che la parola chiave per capire il nostro presente è resilienza. Ma ancora, per parlare di cose più vicine a noi, 6 aprile 2020, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha inviato al sindaco dell'Aquila per l'11° anniversario del tragico terremoto un messaggio nel quale diceva: "Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà, ma l'Italia dispone di energia, di resilienza". Ecco, ritorna questo tema della resilienza, che effettivamente assume poi una sorta di connotazione universale, tant'è che Stefano Bartezzaghi, il 23 gennaio 2013, su Repubblica, incorona questo termine come destinato ad avviarsi alla carriera di parola chiave, scrive, no? E ancora adesso viene utilizzato ubiquitariamente. C'è anche qualche influencer che se lo fa tatuare sulle braccia, come sapete, diventa un concetto ubiquitario. Ecco, io nel mio libro ho provato, adesso non voglio tediarvi con la Begriffsgeschichte, la storia del concetto, ho provato però a ricostruire la storia di questo concetto in alcuni capitoli, e poi ho provato a mostrare perché e su quali basi si tratti di una parola ormai al potere, ma anche al tempo stesso una parola del potere, una parola che veicola un preciso rapporto di forza, la parola che forse meglio di tutte le altre esprime i rapporti di forza al tempo del neoliberismo. La resilienza, in effetti, dice proprio questo: un rapporto tale per cui il soggetto deve sempre adattarsi. Io nel libro parlo di società adattiva, una società che non ci chiede altro se non di sopportare in silenzio, non perché le cose siano in sé giuste e buone, nessuno in fondo pensa che siano giuste e buone, anzi, pressoché impossibile giustificare l'ordine delle cose secondo questa interpretazione. Semplicemente viene fatta passare l'idea che le cose non possano essere altro rispetto a ciò che sono, e quindi debbano essere accettate non per intrinseca bontà, ma per mancanza di alternative percorribili. È quello che il vocabolario neoliberale, che come sapete si basa su un ricco repertorio di formule, di slogan che vengono snocciolate con cadenza quasi rituale, magnetica, dice alla voce: "There is no alternative". Non ci sono alternative. Talvolta è presentato anche con il più seducente acronimo TINA, nome femminile che sta per "There is no alternative". No, la grammatica neoliberale ha tante di queste formule precostituite, buone soprattutto a inoculare nella mente dei più l'idea che si tratti di accettare l'ordine delle cose, senza percorrere l'importuna via delle alternative. Un'altra formula che ricorre spesso, ma che non è oggetto della nostra trattazione odierna, è quella secondo cui quelli che stiamo perdendo, e che taluni magari sarebbero pronti a difendere come diritti che non debbono essere perduti, in realtà erano né più né meno che retaggi e privilegi di un'epoca in cui si viveva al di sopra delle proprie possibilità. Un'altra formula che compare spesso: siete abituati a vivere al di sopra delle vostre possibilità, cosicché vengono rimossi come se fossero privilegi quelli che in realtà fino a ieri erano considerati come diritti. E molti altri esempi si possono naturalmente fare, ma non è questo il nostro scopo in questo contesto. "There is no alternative" incarna al meglio il programma neoliberale di accettazione coattiva delle cose come sono, pensate come intrasformabili. Potremmo anzi dire che il neoliberismo, ed è la tesi che ho proposto nel mio libro, ancor prima che una visione politica delle cose, ciò che anche è, sia in realtà una
ontologia, una ontologia fondamentale, cioè una precisa visione dell'essere basata sulla modalità fondamentale della necessità. Il neoliberismo fa leva essenzialmente sull'idea che la realtà, nella sua determinazione più ampia, sia necessità e come tale la possibilità si esaurisca, sia riassorbita nei perimetri della necessità stessa. Quello neoliberale è un mondo meccanico, un mondo di urti e di metalli, appunto, come dicevamo, un mondo materiale, misurabile, quantitativo, in cui tutto procede secondo una precisa meccanica, tale per cui non c'è spazio per la libertà. E la libertà altro non è se non la stoica accettazione delle cose come sono, amor fati, amare il destino così com'è. Non perché sia buono, ma perché si è consapevoli che altro non può darsi. There is no alternative, come dicevamo. E quindi l'unico atteggiamento sensato in un ordine delle cose che si pretende all'insegna della necessità è quello dell'accettazione supina delle cose. E qui davvero aleggia nella nostra tarda e stanca modernità un timbro stoico, che è quello dell'amor fati, che è quello che con una nota locuzione del Seneca delle Epistole a Lucilio possiamo codificare nella formula fata volentem ducunt, nolentem traunt. I destini accompagnano chi li segue e trascinano chi oppone resistenza. La cosa saggia che può fare il cane attaccato al carro, scrivevano gli stoici, è quella di seguirlo, perché se prova a opporre resistenza verrà ugualmente trascinato, ma in forma decisamente più dolorosa. Ecco, l'ordine neoliberale è in qualche modo un revival di questa concezione, delle cose. Accettate il mondo con sobrio disincantamento. Disincantamento è una delle parole che più tracciano l'ordine del discorso neoliberale. Disincantatevi rispetto alle passioni utopiche, l'epoca neoliberale è l'epoca antiutopica per eccellenza, quella che pretende di produrre la liquidazione integrale dello spirito dell'utopia, essendo l'utopia nell'essenziale un'immagine di mondo diversa che permette di orientare progetti, passione politica, attività corale in vista di quell'immagine. L'ordine neoliberale di fatto gioca su due leve. Per un verso, come già ricordato, spiega in maniera quasi ossessiva che non c'è altra realtà all'infuori di questa. Lasciate ogni speranza voi che entrate, sopportate il mondo in silenzio e consumate merci, primo. Secondo, convergente con questa prima strategia, è quella che produce una sorta di disinnesco della passione utopica subito, in maniera irriflessa e automatica, abbinandola alla violenza. Come dire, ogni progetto utopico di redenzione del mondo, ogni passione utopica di riorganizzazione delle grammatiche dell'esistente produce necessariamente la violenza. Chi vuole cambiare il mondo vuole necessariamente, o comunque è costretto necessariamente, a fare ricorso alla violenza, cosicché utopia e violenza procedono di conserva. Per questo anche c'è un uso non innocente, devo dire, della memoria storica che viene piegata a un unico grande obiettivo, che è la legittimazione integrale del presente. Quasi come se ogni tentativo utopico progettuale dovesse necessariamente riprodurre quelle tragedie storiche già vissute nel Novecento che vengono in qualche modo abbinate ineluttabilmente all'idea stessa dell'utopia. Come se chi volesse cambiare il mondo da sinistra dovesse necessariamente produrre il gulag, come se chi volesse cambiare il mondo da destra dovesse necessariamente riprodurre Auschwitz, che sono certamente tragedie realmente esistite, che come tali vanno condannate e mai dimenticate, ma il passo che, ulteriore che qui ci permettiamo di criticare è quello di pensare che ogni progetto utopico sfoci necessariamente nel reticolo dei fili spinati o nei campi di lavoro detti gulag in Unione Sovietica. Quindi questo disinnesco della passione utopica
procede di conserva con una riscrittura neoliberale della storia che ha tante sfaccettature che potremmo analizzare, che a mio giudizio parte importante della critica filosofica oggi sarebbe quello di mettere in discussione. Ecco. Ad esempio, prima narrativa tipicamente liberale contemporanea è quella di presentare ideal tipicamente l'intera vicenda storica del genere umano come divisa secondo la faglia dicotomica tra la società aperta e la società chiusa, come se da una parte ci fossero i cantori della società aperta, liberale ovviamente, cosmopolita, di libera circolazione di merci, persone mercificate e di libera autoregolamentazione dei mercati deregolamentati, che si chiamano tali ma che in realtà si regolamentano di continuo con la loro superiore saggezza, e poi dall'altra parte una serie infinita di totalitari e genocidari autori che da Platone, passando per Hegel e Marx, accompagnano a fasi alterne l'intera storia dell'Occidente. Ora, questa narrazione fumettistica è quella che viene ancora oggi presentata e accreditata come l'unica possibile, quella liberale, che ha, tra le altre cose, la prerogativa di cancellare completamente la storicità e di proporre un'eterna lotta fra il bene liberale e il male totalitario. Questo è un primo aspetto, ma tanti altri aspetti caratterizzano l'odierna narrativa neoliberale, tra questi anche quella secondo cui la storia si sarebbe definitivamente compiuta con la fine dell'Unione Sovietica e con il trionfo, come ci venne presentato, della libertà universale dopo il 1989. Anche questa narrazione, devo dire, inizia in qualche misura a presentare le sue incrinature, inizia forse a scricchiolare, non fosse altro che per il fatto che la storia sembra essersi messa rapidamente di nuovo in movimento, ma questa narrativa ha avuto una sua importanza abbastanza radicata nella storia più recente e procede esattamente in quest'ordine delle cose di cui stavamo dicendo. Per un verso, there is no alternative, accettate il mondo così com'è perché non ce ne sono altri possibili. B, abbandonate ogni passione utopica perché ogni qualvolta l'uomo abbia provato a cambiare il mondo, vuoi alla maniera platonica di Callipolis, vuoi alla maniera marxiana della società senza classi, ne sono scaturite sciagure che dovrebbero averci lasciato come fabula docet l'accettazione di un mondo, il nostro, pieno di imperfezioni, magari anche di ingiustizie, ma comunque preferibile rispetto a tutto ciò che di altro si potrebbe produrre. Tra questo stile di narrazione neoliberale, naturalmente lo cito per spirito di completezza, ma lo cito soltanto, vi è anche quello per cui il Novecento è un'epoca totalitaria, genocidaria, per cui tutto ciò che non è il liberalismo ha prodotto sciagure sulla faccia della terra, e si dimentica, per coincidenza singolare, di menzionare le sciagure del liberalismo e su cui la civiltà liberale si fonda. Possiamo anche citare in sinergia la civiltà liberale e la potenza che oggi incarna meglio lo spirito neoliberale, gli Stati Uniti d'America, che hanno la usuale tendenza a presentarsi come la più grande democrazia del mondo, come la più grande civiltà libera della storia, dimenticando però che nei propri presupposti vi è la schiavitù dei neri, vi è lo sterminio genocidario di popoli indigeni e in qualche modo anche in questo caso abbiamo, come dire, quello che Domenico Lo Surdo chiamava il peccato originale del Novecento, cioè aver in qualche modo abbinato il comunismo al gulag, il fascismo ai campi di sterminio, dimenticando tuttavia curiosamente di parlare delle varianti tossiche del liberalismo stesso, cioè appunto sterminio degli indiani d'America, segregazione e razzismo fondativo della modernità. Ricordiamo per inciso che i fondatori della grande civiltà americana, gli stessi che sterminarono appunto gli indigeni, sono quelli che, dopo aver istituito la loro costituzione, tranquillamente possedevano a norma di legge schiavi neri. Quindi bisogna essere molto
precisi e rigorosi. Questo non per puntare il dito contro gli americani e discolpare gli altri, ma per riconoscere che anche il liberalismo ha le sue colpe originarie, che non devono indurre ovviamente a ridimensionare o a diminuire le altre, ma per spirito di completezza, quella civiltà neoliberale che oggi dice di sé there is no alternative, dopo tutto siamo il male minore, forse dovrebbe essere meglio pesata e valutata. Ecco, sotto questo riguardo la resilienza diventa un paradigma ideale ed è per questo, a giudizio di chi vi sta parlando, che incontra tanto successo negli ambiti più diversi. Vi è un preciso dispositivo ideologico che la resilienza fa valere, perché la resilienza, tra i diversi campi di sviluppo che ha incontrato, vi è anche quello psicologico, a cui ho dedicato parte del mio lavoro. La resilienza, dopo essersi originata in ambito metallurgico come concetto, diventa poi un concetto della psicologia. Ho ricostruito il dibattito che c'è stato in ambito psicologico anche in Italia su questo tema della resilienza, dove ha svolto una parte anche importante nel suo sviluppo. A questo riguardo c'è tutto un capitolo del mio libro su questo tema. C'è un autore francese, Cyrul Nick, che si è occupato molto della resilienza in un libro del 99 intitolato un malore meraviglioso, un malessere meraviglioso, dove appunto si parla di questo, della resilienza. In psicologia, vedete, la resilienza ha una sua valenza più che legittima, che io ho definito il buon uso della resilienza, quando cioè la resilienza viene applicata a quella sfera che io chiamo dell'inevitabile. Allora lì effettivamente essere resilienti diventa una necessità inaggirabile, pena il soccombere. Se volete alcuni esempi concreti che qualsiasi psicologo potrebbe facilmente addurre, al cospetto della dipartita di una persona cara, ossia un evento per definizione irreversibile, o non si supera il dolore, si soccombe per il dolore, non lo si metabolizza, o si fa valere una forma di resilienza per cui si sopporta e si va oltre. Allo stesso modo, al cospetto di un male incurabile diagnosticato, o si è resilienti oppure si precipita. O anche al cospetto dell'amputazione di un arto, che è un evento ovviamente tra i più sgradevoli e al tempo stesso di quelli rispetto ai quali non si dà la possibilità di tornare indietro, no? Purtroppo una gamba tagliata non ricresce. Ecco, al cospetto di questi eventi la psicologia ci dice che essere resilienti significa mobilitare le proprie risorse interiori per fronteggiare un evento, ben sapendo dell'impossibilità di mutare lo stato oggettivo di cose, quindi lavorando su di sé. Ora, in questo ambito credo che la psicologia abbia ragioni da vendere per lavorare con queste categorie, con questo impianto concettuale. Quello che io metto in discussione nel mio libro è che questo dispositivo possa essere traslato nell'ambito socio-economico, perché se ha un senso innegabilmente essere resilienti al cospetto della perdita di una persona cara, voi capite che essere resilienti al cospetto della riforma del lavoro, o al cospetto delle misure pandemiche, o al cospetto di una riorganizzazione disciplinare dei diritti sociali e individuali, come ad esempio la digitalizzazione, lo smart working, acquista un senso molto preciso. Intanto perché a livello di storytelling passa l'idea che quello che sta accadendo sul piano sociopolitico sia qualcosa di immodificabile e di irreversibile, tanto quanto l'amputazione di un arto già avvenuta o la diagnosi di una malattia incurabile. Quindi si contrabbanda davvero l'idea che there is no alternative, che non ci siano alternative e si tratti di adattarsi. Quindi questo è un primo aspetto non trascurabile. Un secondo aspetto non trascurabile di questa narrativa è quello per cui
ed è connesso al primo, se come dire, l'evento oggettivo, se il mondo esterno è ineluttabile nei suoi accadimenti, allora dobbiamo lavorare su di noi mobilitando le nostre risorse interiori, cioè occuparci del mondo oggettivo sociopolitico come se fosse un mondo ineluttabile e quindi, non potendolo modificare, lavorare per modificare se stessi. Detto altrimenti, al cospetto di una riforma del lavoro che precarizzasse le prestazioni lavorative, quindi la vita del lavoratore, perché non bisogna essere degli esegeti particolarmente raffinati di Marx per sapere che la capacità lavorativa è indistinguibile dal corpo vivente del lavoratore, quindi precarizzare il lavoro significa precarizzare la vita, come la compravendita dell'attività lavorativa si traduce più o meno palesemente in una compravendita della persona vivente in quanto tale, pur dietro la fittizia persistenza della sua libertà. Ecco, noi sappiamo che al cospetto di una riforma del lavoro che precarizzi le prestazioni lavorative, in altri tempi si sarebbe sperimentata la via della indocilità ragionata, scioperi, antagonismi, rivoluzioni in caso di massima intensità. L'uomo resiliente invece è quello che grosso modo parte dalla consapevolezza di non poter trasformare il mondo perché there is no alternative e quindi lavora su di sé per meglio accettare l'ordine delle cose. Quindi il resiliente, al cospetto di una riforma del lavoro che gli precarizza l'intero ambito dell'esistenza, anziché battersi insieme ad altri per cambiare quell'ordine delle cose, lavora individualmente su di sé per sopportare meglio. Quindi non più piazze, partiti, movimenti politici, rivoluzioni, ma individui stesi sul lettino dello psicanalista per lavorare su di sé. Non è un caso, per inciso, che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano previsti 200 euro di bonus per lo psicanalista, no? Quindi rientra pienamente in questo schema generale, no? Piano Nazionale di Ripresa, dovete essere resilienti, quindi dovete sopportare il mondo che magari vi fa soffrire, quindi 200 euro sfruttateli per andare dallo psicanalista e in qualche modo essere più forti, sopportare meglio il mondo. Guardate, questo discorso che ho per sommi capi qui ripreso, lo trovate, mi sono dovuto effettivamente dedicare anche a questo per spirito di completezza quando scrivevo il mio testo, ma c'è una ricchissima ma altamente omologata serie di libri, soprattutto di area anglosassone, che affrontano il tema della resilienza, molto spesso nella forma del manuale automotivazionale, secondo la modalità dell'empowerment, no? Come fortificare la tua persona, no? Devi lavorare su di te. Letto uno, in realtà si sono letti tutti, ma al di là di questo, io li ho letti, non dico tutti perché forse è impossibile, ma molti me li sono dovuti leggere. Lo schema generale che ritorna dal primo all'ultimo è il seguente: la tua vita ti crea sofferenza perché non sai adattarti bene, il mondo oggettivo cagiona in te una serie di turbamenti, dolori e sofferenze, lavora meglio su di te per sopportare meglio il mondo e per mobilitare tutta una serie di risorse interiori che ti permetteranno di crescere e di sopportare meglio il mondo, quindi trovando un tuo equilibrio omeostatico con l'ordine delle cose, equilibrio che, badate, si dà sempre in una forma precisa, unidirezionale. L'equilibrio con l'oggetto, cioè col mondo oggettivo, deve essere conquistato sincronizzando il soggetto con l'oggetto. Cioè, se la modernità, adesso si aprirebbe un macro tema di discussione, di analisi, che richiederebbe minimo 6 mesi di tempo per essere inquadrato. Io mi limito a dire questo: se la modernità fu il tempo di una visione delle cose, per quanto articolata, che muoveva dal presupposto che il mondo oggettivo potesse essere modificato e quindi portato in equilibrio con il soggetto, cioè con l'umanità, con le classi, con i popoli, con il soggetto umano in tutte le sue determinazioni, l'epoca contemporanea, comunque voi vogliate definirla, ha abbandonato questo presupposto
squisitamente filosofico e parte invece dal presupposto per cui, non potendosi modificare il mondo oggettivo perché there is no alternative, l'equilibrio con l'oggetto, in caso di squilibrio, deve essere prodotto lavorando sul soggetto, facendo in modo che cresca e riesca ad adattarsi meglio alla realtà oggettiva. Questa è una modifica decisiva nel nostro modo di rapportarci con il mondo, perché ancora, vorrei dire, le generazioni che hanno vissuto, sperimentato e teorizzato magari anche il 68, sul quale non mi dilungo in questa sede, ma comunque partivano dal presupposto che la realtà non fosse all'altezza dei loro sogni, giusti o sbagliati che fossero, no? Però di questo bisogna essere consapevoli, cioè chi per una via o per un'altra nel Novecento ha cambiato anche con segni politici opposti l'ordine delle cose, lo ha fatto partendo dal presupposto che se il mondo non andava bene occorreva cambiare non noi ma il mondo, e quindi si trattava di trasformarlo politicamente, no? Voglio una realtà all'altezza dei miei sogni, sì. Diceva appunto, no? La sofferenza delle generazioni del 68 scaturiva dal fatto che percepivano una discrasia tra i loro desideri e la realtà. Oggi, se c'è sofferenza, perché percepiamo in qualche modo una sofferenza rispetto a un mondo che è diverso da come lo vorremmo e che, non potendo però essere come lo vorremmo, chiede che noi lavoriamo su di noi per rassegnarci a sopportarlo meglio, cioè per essere resilienti. Questo è il concetto. Primo punto, l'epoca della fine dell'utopia e del declino dei sogni di migliori realtà. Punto secondo, è un punto più strettamente politico che affronto anche rapidamente, il fatto che la modernità, anche il Novecento, vedete, c'è una lettura oggi neoliberale del Novecento che tende a presentarlo come il secolo degli orrori genocidari, cosa che il Novecento è anche stato, intendiamoci. È chiaro che nel Novecento ci sono stati Auschwitz, ci sono stati Gulag e ci sono state anche due bombe atomiche, oltretutto, per raccontare tutti i fatti, e ne andrebbero raccontati molti altri, verissimo. Ma il Novecento non è stato solo questo, il Novecento è stato anche il secolo della passione politica. Il grande filosofo francese Alain Badiou, in un suo pregevole libro filosofico e storico intitolato Le siècle, il secolo, un libro sul Novecento, dice che sostanzialmente il Novecento è stato il secolo della passione politica. I tentativi più o meno articolati, più o meno falliti in parte, di raddrizzare il mondo, di mettere le braghe al mondo, che erano animati proprio da questa concezione secondo cui l'oggetto può essere trasformato dal soggetto. Concezione che la filosofia della modernità ha variamente messo a tema, no? Adesso si potrebbe citare Kant, che pensa che il mondo oggettivo sia una costruzione trascendentale del soggetto, si potrebbe mobilitare Fichte, che pensava che il non io è posto dall'io, si potrebbe mobilitare Hegel, che pensava che la sostanza è soggetto, si potrebbe mobilitare quel Marx che nell'undicesima tesi su Feuerbach diceva che si trattava di cambiare il mondo, non di limitarsi a interpretarlo. Ecco, è come se invece noi, tornando al punto di partenza, partendo dal presupposto che il mondo non può essere trasformato, avessimo preso soltanto a interpretarlo per adattarci meglio. Ecco, la modernità invece ha sperimentato questa figura della possibilità della trasformazione, della metamorfosi del mondo, la modifica del mondo, la rivoluzione anche. Noi invece stiamo sperimentando in questo scorcio di nuovo millennio l'idea che il mondo non possa essere trasformato, che ogni qualvolta si sia provato a trasformarlo si sono prodotte catastrofi come Auschwitz e i Gulag, e che quindi tutto sommato convenga rimanere in questo mondo e al tempo stesso non sia possibile fare altro che rimanere in questo mondo. Quindi abbiamo un'eclisse della politica anche, perché se la politica era in qualche modo il naturale portato di una concezione filosofica che pensava l'essente come modificabile, trasformabile, passibile di essere portato a corrispondere con le istanze del soggetto, l'epoca neoliberale perde di vista questa concezione e ripiega
non più sulla politica come arte del modificare insieme le cose, ma pensa che essendo le cose immodificabili si tratti di lavorare sul proprio io individuale. E allora abbiamo, per dirla con una formula elegante utilizzata dal sociologo Ulrich Beck, abbiamo la ricerca di soluzioni biografiche a problemi sistemici. La modernità era stata la ricerca di soluzioni sociali a problemi sistemici. La postmodernità diventa la ricerca di soluzioni biografiche a problemi sistemici, cioè di fronte a una riforma del lavoro che precarizza il lavoro, devi tu stesso trovare una soluzione biografica di accomodamento, di Weltanpassung, di adattamento all'ordine del mondo, magari dallo psicanalista. Non per caso la politica tende a evaporare, i suoi spazi sono rioccupati dai tecnici, no? Questo è un altro aspetto interessante. I tecnici, che sono i politici al tempo della fine della politica, sono coloro i quali non hanno per obiettivo cambiare il mondo, undicesima tesi su Feuerbach di Carlo Marx, hanno per obiettivo conservare il mondo e soprattutto governare per i mercati. Il presupposto è che il mercato, cioè la ragione del mondo oggi è il mercato, questo dice il neoliberismo, e questo mercato che coincide con la ragione del mondo non può essere modificato, perché il mercato è in qualche modo immodificabile, la verità ultima delle cose. Si tratta cioè di assecondarlo tutt'al più. Il buon politico, cioè il tecnico, è quello che produce la governance adatta per i mercati. Faccio notare che il termine governance dice esattamente una politica senza politica, perché la governance è una prerogativa dell'azienda, non della politica. Gli inglesi hanno due termini diversi per indicare la governance, che è appunto l'amministrazione dell'azienda, in nome del budget, in nome del profitto, in nome dei conti in ordine, come usa dire, e l'altro termine è quello di government, che è il governo politico degli uomini in carne e ossa che governano secondo dei criteri, secondo una visione delle cose. Oggi siamo nel tempo della governance, non per caso. La governance è il governo dei tecnici che governano per i mercati, e quindi assistiamo nell'epoca neoliberale alla evaporazione della politica. I politici stessi o sono tecnici prestati alla politica, avremmo qui un ricco menù di nomi e cognomi di tecnici che sono passati alla politica, in Italia, ma non solo in Italia, in Francia, in Spagna, una sorta e di politici che in realtà sono tecnici, nient'altro che tecnici, c'è una sorta di circolarità per cui i tecnici diventano politici, i politici passano poi direttamente a fare i tecnici delle banche, no? Così abbiamo un tecnico come Mario Draghi che diventa politico, un politico come Barroso che finisce la sua esperienza all'Unione Europea e passa a Goldman Sachs, no? Quindi una circolarità perfetta. I politici stessi, ove ancora esistano, non hanno una visione delle cose perché manca l'idea stessa della trasformabilità, no? Si basano sull'idea dell'immodificabilità del mondo, in fondo, i politici, perché partono dal presupposto che il mercato sovrano abbia sempre ragione, non sia modificabile, i rapporti di forza su scala globale quelli siano e non possano essere modificati, e quindi evapora la politica. E la resilienza dice anche questo essenzialmente: abbiamo una politica resiliente di fatto, che adatta, si adatta e assume la forma che il mondo le conferisce di volta in volta. C'è un personaggio che secondo me incarna molto bene lo spirito della resilienza. Dimmi quanto tempo abbiamo ancora, Nico, 5 minuti. E allora questi 5 minuti me li prendo per le conclusioni e per l'identikit del personaggio che meglio incarna lo spirito della resilienza. Questo personaggio è Donald Duck della Walt Disney, noto all'anagrafe come Paolino Paperino in Italia. Paolino Paperino nei fumetti e nei cartoni a lui dedicati fa una cosa sola in fondo: incassa e va avanti, subisce e va avanti, no? È una sorta di
stoico per eccellenza perché continuamente viene fatto cadere e continuamente si rialza senza mettere in discussione l'ordine delle cose che lo fa cadere. Questo è il paradigma esatto dell'homo resilience, no? Che si china e si rialza potenzialmente anche all'infinito, ma senza mai mettere in discussione quel mondo che ogni volta lo fa cadere. Questo è il mondo dei paperini contemporanei della civiltà resiliente. E sotto questo riguardo vedete che si stanno moltiplicando gli esempi anche terminologici dell'uso della resilienza, come dicevamo, e si sta di fatto producendo una visione delle cose all'insegna della resilienza in ogni ambito. Nella politica abbiamo detto, tra l'altro, una piccola nota che non sviluppo, ma voglio consegnarvi, è anche quella per cui se il mondo può essere trasformato oggettivamente, la chiave della trasformazione è usualmente di tipo sociale, corale, collettivo. Nel mondo neoliberale invece vengono devitalizzate tutte le radici corali, sociali e collettive, dai popoli alle classi, alle nazioni, resta solo l'individuo e le soluzioni diventano davvero biografiche, come dicevamo. Quindi la resilienza è per definizione la virtù di un singolo che lavora su di sé per sopportare meglio il mondo e quindi rientra anche nella logica di individualizzazione neoliberale. Margaret Thatcher, che prima abbiamo evocato, oltre ad aver teorizzato l'inesistenza di alternative, teorizzò anche l'inesistenza della società. Esistono solo individui, la società è un costrutto mentale, che in realtà non ha ragion d'essere nella realtà, perché la realtà, secondo l'ordine del discorso neoliberale, ci pone dinanzi solo a un aggregato di atomi, che è vero, talvolta si aggregano fra loro, ma che hanno il baricentro in se stessi. La relazione sociale è una relazione commerciale per lo più, volta alla massimizzazione del proprio interesse, ma il fine ultimo è l'individuo, secondo l'ordine neoliberale, che non per caso trova, come la resilienza trova in Paolino Paperino il proprio eroe, il proprio personaggio concettuale, così la modernità capitalistica trova in Robinson Crusoe il proprio personaggio, tema dibattutissimo. Robinson è l'eroe moderno per eccellenza. Robinson Crusoe, il romanzo di Defoe, è l'odissea del più solitario dei soggetti, l'individuo moderno che cerca ovunque il successo, che ovunque accumula e risparmia, anche quando è solo e non deve in fondo dimostrare niente a nessuno, perché Robinson Crusoe continua ad accumulare, a chi deve dare prova di essere un bravo risparmiatore e accumulatore, no? È il paradigma dell'homo economicus moderno, ecco, e la resilienza ha a che fare con questi processi di individualizzazione contemporanea. Quindi questo concetto che magari avete incontrato varie volte senza sottoporre ad analisi concettuale chiede di essere analizzato in questa chiave di lettura. Il mio testo ritengo sia il primo che prova a sviluppare una critica del concetto di resilienza. Non lo dico per fini di marketing o pubblicitari, ma perché avendo scritto il libro ho dovuto, come dire, navigare tra i testi già usciti sul tema e per lo più sono, come dicevo, libri automotivazionali, come essere resilienti, oppure libri di ordine e articoli scientifici di ordine psicologico, la resilienza infantile, la resilienza nelle avversità. Poco o nulla c'è sul tema sociale e poco o nulla c'è di critica di questa categoria. Ecco, quindi questo libro prova, con tutti i limiti e i deficit naturali, per il fatto che è il primo libro che prova a fare un'operazione di questo tipo, prova a ripensare il concetto di resilienza in una chiave di critica filosofica e sociale. Qui mi fermo per.